Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, come sentirete dalla mia voce, non sto al 100%, ma ho detto vabbè, facciamo lo stesso il video perché ho un sacco di cose da mostrarvi che mi sono comprata in questo periodo, in queste settimane, diciamo così. E sempre adesso faccio il video una cosa o un'altra. Io non riesco più a avere il tempo di prima per dedicarmi veramente ai video, veramente. Però in queste settimane diciamo che ho comprato alcune cosine che adesso appunto vorrei condividere con voi. Allora, io intanto mi resetto un po' il viso perché mi sono fatta doccia e shampoo e quindi il mio trucco è andato già, è tutto sparso per aria e quindi mi devo un attimo ritoccare il make-up, ma niente di che, anche perché oggi non farò niente di che appunto perché devo soltanto andare a prendere Alessa a scuola e basta. E nulla. Oggi per noi è San Valentino, non è una festa adatta a me, non più almeno, cioè nel senso più per ragazzini adesso ormai, però vi ricordate avevo comprato qualcosina alla Lidl, no non ve l'ho fatto vedere forse perché erano i bambini e quindi vabbè avevo comprato dei cioccolatini, cose così stupidaggini insomma. E oggi appunto perché è San Valentino e andrò a fare una tavola un po' diversa, un pranzo un po' diverso. In realtà Alessia mi sta chiedendo il sushi, ha detto mamma andiamo stasera e vediamo perché più che altro non mi sento tanto bene, sono influenzata, si sente dalla voce, niente di che, non ho febbre né niente ma un po' di raffreddore, mal di gola, solite cose insomma. E niente, quindi adesso ho appena finito di farmi lo shampoo e tutto e adesso vado di là parecchio e tutto, però volevo farvi vedere alcune cosine che ho comprato quando sono andata al Campania da Sephora e ieri per noi era carnevale, ho comprato delle cosine di Essence, alcune novità che volevo farvele vedere perché mi piace aiutare, nel senso consigliare, non faccio da maestra perché non mi ritengo un'insegnante, una maestra di trucco e tutto. Però quando ecco trovo qualcosina di carino da condividere, poi comunque economico e fa il suo lavoro, allora sono più che felice di condividere con voi le cose che acquisto. Adesso finisco di truccarmi e poi vi mostro che cosa ho preso. Ok, trucco un po' resettato, niente di che ragazze perché non mi va proprio di truccarmi, sono un po' sottotono, infatti anche dei capelli quando uno non sta bene, almeno a me succede così, non vanno nemmeno i capelli, infatti li ho dovuti attaccare perché non mi vedo proprio. Comunque, vi faccio vedere che cosa ho comprato in questi giorni da Sephora e appunto di Essence, da Sephora perché avevo ancora un buono di Natale che mi ha regalato mia mamma, quindi mi sono comprata alcune cosine che avevo già addocchiato da un po' di tempo, tra l'altro ce n'erano anche altre cosine che volevo, ma più là le prenderò. Comunque, ho già aperto tutto perché appunto sono passati un po' di giorni, però guardate questa palettina, io ho la fissa delle palette. Compro trucchi nel senso abbastanza a portata di mano, cioè economici, buoni, ma a volte anche economici. Ma io le palettine, l'unica cosa che veramente è come magari il fondotinta, queste cose così, le palettine per gli ombretti. Spendo un sacco di soldi per quello. Compro palettine valide perché trovo proprio la differenza nell'applicazione, nella durata. Le adoro. E ho visto questa palettina di Tarte, adesso non so come farvela vedere, ma io la trovo di una bellezza. L'ho già iniziata ad utilizzare, come vedete, alcuni colori l'ho già usati, ma è di un'eleganza ed è veramente a portata per tutti i trucchi e quindi sono felicissima di questo acquisto. In più ho preso le cipre, sapete che io amo anche il baking, c'è il trucco in generale, ma il baking mi piace tantissimo e mi sono presa questa qua mini size di Fenty Beauty, è bellissima ragazze, cioè è bellissima anche da quando uno va in vacanza e ci sono parecchie colorazioni, poi guardate la spugnettina è piccolissima, è veramente troppo bella. Quindi questi qua. Poi ieri sono andata a portare a Cristian a far carnevale, c'era lo stand di Essence e hanno portato una novità. Ho detto proviamone una perché voglio provarle appunto, ma andrò a prendermeli sicuramente di altre colorazioni. Hanno fatto questa Slim Stick, è un rossetto a lunga durata.
Dice che dura 6 ore, non dura 6 ore perché io già l'ho messo 2 volte, adesso questa è la seconda volta, quindi stamattina l'ho messo ma si è tolto, però è bellissimo, comunque 3,79 euro se non erro il prezzo, prezzi veramente economici ed è bellissima ed è così, si arrotola, cioè lo swatch ma alla fine ce l'ho anche sulle labbra, io trovo che sia bellissimo, quindi ho voluto condividerlo con voi perché se li trovate, visto che è una novità, non so se è un'edizione limitata, quindi andrò sicuramente a prendermi anche altri colori. Poi mi sono presa il correttore che avevo terminato, il mascara che si è seccato, ho finito anche l'altro, e poi settimana scorsa siamo andati a Campania e sono in fase sono alla ricerca della matita labbra perfetta. Quindi ne ho comprate alcune, una da Kiko, ovvero questa qui, devo dire che mi hanno stupito perché sono veramente ottime, burrose, quindi si stendono benissimo. Questa qui è la numero, giusto se vi può interessare, la numero 31, cioè guardate quanto sono belle, è morbidissima, mi piace proprio tanto. Non l'avrei mai pensato, alla fine costano 3,90 euro, quindi pochissimo. Invece della NYX, che ne ho già qualcuna, ma sono molto meglio queste qua di Kiko, eh. Queste qua mi sembra 5,90. Ho preso questa qui, adesso ve le faccio vedere, che si chiama Cappuccino ed è veramente un bel marrone. Poi una volta messo è veramente marrone marrone. Poi questa qui, che sarebbe la Nutmeg, sempre un marroncino leggermente più chiaro, un po' più caldo. E poi, dove sei? Cold Brow. Vabbè, un'altra che è più tendente al violetto, sempre un marroncino più viola. Queste sono le matite. Che poi in cassa c'era quella che stavo veramente cercando, ma ero convinta di averla, invece no. La prossima volta me la prenderò sicuramente perché anche quello lì era veramente un bel marrone come piace a me. E quindi questi sono i miei acquisti di make-up. Poi la settimana scorsa mi è arrivato un pacchetto di IKEA, quindi in questo video vedrete anche l'apertura del pacchetto di IKEA, ma l'ho aperto, ero in pigiama, quindi non mi sono mostrata, quindi ho fatto l'apertura di questo appunto pacchetto, poi mi ero comprato un tailleur da queste pagine che ci sono su Instagram, di questi negozi che vendono online, bellissimo. Quindi dopo vi lascio anche questo pezzetto di video. Adesso vado di là, vado ad apparecchiare la tavola, inizio a preparare il pranzo e niente. Quindi questo qui oggi per me è mercoledì, appunto è San Valentino, quindi oggi farò qualcosa di particolare. Adesso vedrete nel video l'altro giorno, appunto perché era carnevale, ho fatto la lasagna, quindi le abbiamo preparate insieme e anche le castagnole. Quindi vedrete un po' di mix messi insieme. Purtroppo non riesco più a fare un video partendo la mattina, dai facciamo questo, questo, questo insieme. No, magari mi trovo che faccio oggi la lasagna, la film, e poi magari ve l'attacco in un altro giorno. È veramente complicato. Quindi ora me ne vado di là. E niente, ci aggiorniamo dopo. Come potevo dimenticarmi di farvi vedere una cosa assolutamente una scoperta, una bomba, diciamo così. Allora, sempre per quanto riguarda make-up, struccaggio, skincare, allora, sapete quanto io adoro il DM? Comunque, io seguo la pagina ufficiale che è la pagina tedesca, e perché la pagina italiana è sempre molto indietro con i tempi. Allora, ho visto questa novità, ho detto una volta che nel momento in cui arriverà in Italia, me la devo subito prendere, e così è stato perché. Io sono sempre alla ricerca, come ecco la matita labbra, anche dello struccante perfetto e l'ho trovato, ma costa un botto perché costa tipo 30-40 euro della Clinique, il burro struccante, sto parlando del burro struccante appunto, ma sinceramente per struccarmi 30-40 euro è un po' troppo, ma Balea l'ha fatto a prezzo al pubblico in Germania sui 3,90 euro, in Italia 5 euro qualcosa, quindi si può fare. Alla fine il quantitativo è lo stesso di quello della Clinique, però prima di mi è arrivato ieri e l'ho voluto provare ieri sera ed è ottimo. Quindi io ve lo voglio mostrare perché
Penso che anche voi usate mascara, trucchi e quant'altro, e quindi ve lo straconsiglio perché è veramente ottimo per il prezzo. Perché io ho provato questo della Clinique, ho provato quelli di altri brand, comunque sempre sui 20 euro, mai di meno. E questo qui, ragazzi, è 5 euro, ma ne vale tantissimo. Ed è una bella confezione gigante. Adesso vado a togliere la scritta con gli ingredienti e tutto, la descrizione. Perché sapete, appunto, Balea del DM è appunto un brand tedesco, quindi solitamente trovate tutti i linci, le spiegazioni, tutto in tedesco. Allora, DM Italia mette sempre queste etichette, questi stickers, etichette, come si chiamano, con la descrizione in italiano. Quindi la confezione si presenta così ed è della linea della Beauty Expert. Mi sembra che è una linea nuova, sì, mi sembra di sì. Comunque è a base di squalano. Vi leggo il contenuto. Qui è un balsamo detergente viso col 3% di squalane, burro di karité e olio di vinaccioli. Quindi, senza profumo, texture da balsamo si trasforma in olio. Sì, vabbè, sto qui a spiegarvi come funziona. Basta appunto prenderne un pochino, che sta aperta. Vedete? Ne basta veramente poco. E con il calore delle mani si scioglie, diventa veramente un burro struccante, un olio. Poi basta spalmarlo sul viso e con gli straccettini bagnati di acqua calda vi struccate. E veramente questo qui è un'opzione economica ed è anche molto valida. Scusate, ma ho difficoltà a parlare col naso chiuso. E quindi andate sul sito di DM, non è una sponsorizzazione, me lo sono comprata con i miei soldi, ma ne vale, veramente ne vale. Niente, io adesso metto giù, vado a fare la spesa perché è tardissimo. Ci vediamo dopo. Eccomi qui, ragazze, sono tornata. Sono andata a fare la spesa sia all'MD e al Deco. Quindi vi mostro velocemente che cosa ho preso. Ho preso le sfoglie, queste qua non mancano mai, le sapete, a casa. Ho preso questi salamini tirolesi che i ragazzi adorano. Ho preso lo zucchero a velo perché dopo andremo a fare delle ricettine insieme. E arance, perché adesso è periodo di spremute. Poi come sto serve per forza, tisana al finocchio, patate, poi ho preso lo zucchero, formaggio grattugiato, poi i mirtilli, perché Cristian ha detto mamma vogliamo fare una macedonia, poi ho preso delle lenticchie, besciamella, ovatta, vabbè solite cose che servono generiche, poi banane. Le ultime cosine dell'MD, il cacao, che solo questo il Nesquik non c'era, e le sfoglie per fare la lasagna. Poi Christian ogni volta vuole queste merendine già da mettere nello zaino e gliele ho prese, poi anche le fragole. Poi invece al Deco ho preso le vaschette, queste qui usa e getta, poi carta Scottex, ho preso 6 pezzi di latte, come si dice, 6 bottiglie di latte, e ho preso queste merende già pronte, sono dei panini al salame, non l'ho mai vista, sono una novità, poi sale grosso che avevo terminato, merluzzo, con intenzione di fare con il pomodoro, farina e un pacco di uova. Questo, e poi le ultime cosine, ho preso questi biscotti di carnevale e puliveri. Niente, questa era la nostra spesa. Ragazze, allora devo parlare per forza sopra il video perché i bambini quella mattina erano in vacanza e quindi c'era un casino assurdo. Comunque, come potete vedere, mi è arrivato un pacchettino IKEA. Ho comprato una mandolina perché la mia si è rotta e ne ho comprate tipo due e nessuna era perfetta tipo questa. Ve la straconsiglio perché è ottima. Poi ho preso un set di bicchieri perché anche là ogni tanto se ne rompe uno. Poi ho preso un servizio di piatti che adesso è difficile da aprire con una mano, quindi ho tagliato un pezzettino. Quindi adesso ve li faccio vedere piano piano. Eccomi qua, ero in pigiama quelle mattina, quindi non potevo assolutamente mostrarmi perché se vedete la mia faccia vi mettevate paura. Comunque ho comprato questo set di piatti, ciotole, insalatiere che alla fine non sono nemmeno così grandi, veramente carine. È una linea nuova, adesso magari se mi ricordo ve lo metto qui. Così potete andare a vedere, veramente sono dei piatti molto carini, anche le ciotole, ne ho prese solo alcune per giusto quando arriva qualcuno per mettere delle olive, dei sottoli, insomma cose così, e ne ho prese tre.
appunto, appunto perché volevo vedere com'erano. E poi ho preso due insalatiere, sempre ciotole un po' più grandi, perfette per un'insalata di pomodoro, delle patate, veramente carine. Le ho dovute prendere perché ho rotto due o tre cose molto importanti, servizi di quando arriva qualcuno, quindi dovevo prenderle per forza. E poi in abbinato ho preso una decina di piatti, sempre della stessa linea, devo dire molto carini. Il piatto da primo, si chiama il fondo, penso che si chiami così, non c'era, quindi appena sarà disponibile mi prenderò anche il piatto appunto per il primo. Quindi 10 piatti così, molto carini. E queste erano le cosine che ho preso da IKEA. Invece in questa pagina che vi dicevo appunto su Instagram mi sono presa un taglier molto molto carino, diciamo adatto alla primavera, molto sportivo, anche elegante perché si può utilizzare sia con lo sneakers che appunto con un tacco. Comunque mi sono presa appunto questo taglier beige, guardate quanto è bello, porta il pantalone a palazzo, dietro alla molla, quindi veramente veste dalla 42 alla 46, 48 tranquillamente, ed è un beige rigato e non gessato, quindi bello, è molto molto particolare. Infatti questo qui si chiama color safari. La giacca invece è anche qui molto molto particolare, quello che mi ha colpito sono, a parte le due cinturine nella vita, ma proprio i bottoni che portano nei polsi, veramente elegante e anche sportivo. Quindi magari più in là, appena lo metterò, vi farò una foto, ve lo farò vedere diciamo un po' meglio. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.